Arrivederci in paradiso sono le prime parole del testamento spirituale che Don Attilio Rivelli, parroco emerito di Cuccurano, tornato alla casa del padre lunedì 11 aprile, a qualche giorno dal suo 89esimo compleanno, ha voluto lasciare alla comunità che mercoledì 13 aprile ha affollato la chiesa parrocchiale per dargli l'ultimo saluto. C'erano tutti, il vescovo Armando, i sacerdoti, il parroco Don Marzio che lo ha assistito con amorevolezza fino alla fine, i giovani che lui amava tanto e a cui teneva particolarmente, i bambini, le famiglie, quanti lo avevano incrociato nel loro cammino di vita. Don Attilio ha formato umanamente e spiritualmente tante generazioni che mercoledì, commosse, hanno voluto accompagnarlo con la preghiera. Potrei definire Don Attilio, affermato il vescovo, con tre aggettivi: umile, libero e trasparente. Fino alla sua morte è stato un uomo generoso che ha dato tutto per la Chiesa e per le vocazioni, fino alla fine in servizio, mai dimissionario e sempre in comunità con gli altri sacerdoti. Durante l'omelia il vescovo ha letto il testamento spirituale di Don Attilio, un testamento semplice, sobrio, nel suo stile, come è stata tutta la sua vita spesa a servizio del prossimo. Nel testamento Don Attilio ringrazia il Signore per le persone che ha messo al suo fianco, chiede perdono e una preghiera, ringrazia le comunità nelle quali ha prestato il servizio, il vescovo e i sacerdoti. Chiede di escludere dall'omelia ogni riferimento elogiativo alla sua persona, ma di dire che ha vissuto ed è morto contentissimo della sua vocazione. E poi l'invito ai giovani a prendere il suo posto nel servizio al popolo di Dio.